the Wheel. Il mondo dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro a cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Dan in the Whale, il podcast direttamente dalle viscere della balena. Io sono Daniele Ciacci e proseguo con il mio progetto di portarvi qualche conoscenza in più, qualche sapere in più, qualche esperienza in più relativa al mondo della poesia e al mondo del lavoro. In questo caso vorrei basarmi proprio su quest'ultimo elemento e parlarvi di un tema di cui avevo già anticipato nell'intervista fatta a Francesco Toniolo in merito ai videogiochi. A un certo punto abbiamo citato lo stato di flow e in particolare uno psicologo ungherese naturalizzato americano di nome Mihaly Csikszentmihalyi. Allora, lo stato di flow è una cosa molto interessante perché pertiene la psicologia positiva e pertiene tutto ciò che concerne la soddisfazione in quello che si fa. Lo stato di flow è più o meno quello che succede nel momento in cui uno è in tranche agonistica quando gioca a uno sport, oppure nel momento in cui avviene l'intuizione creativa, nel mentre che scrivi una poesia, che disegni un quadro, che fai qualcosa di eminentemente creativo, e questo ti permette quindi di avere uno stato quasi di epifania. È quello che succede quando uno si sente soddisfatto nello svolgere le proprie attività e in cui si ritrova capace di svolgere quello che sta facendo in maniera corretta e soddisfacente, appunto. Noi ne parlavamo in merito al videogioco, perché in realtà nel videogioco questa cosa è molto diretta. Se in un momento creativo o in tranche da uno sport uno si ritrova questo stato di soddisfazione perché può essere, come dire, giustificato dal fatto che è un grande artista o che è un grande sportivo, no? E quindi di fatto questo arriva nel momento in cui uno riesce a raggiungere dei risultati eclatanti, nel videogioco in realtà si è portati a risolvere il problema nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Il risultato eclatante avviene anche a chi non è particolarmente abile e non ha bisogno di studiare anni per riuscire a finire un gioco, a meno che uno non stia giocando a Dark Souls, dove presumibilmente ci vuole tantissima capacità, e purtroppo dopo una certa età, almeno per quel che riguarda me, tutti i giochi tipo Dark Souls o tipo gli FPS risultano complessi da fare. In ogni caso, ritorniamo allo stato di flow. Nel videogioco questo qua è semplice, perché di fatto l'esperienza di un videogioco è strutturata proprio perché ci sia una parte iniziale in cui le sfide sono semplici, perché tu devi ancora imparare, no, a gestirle, e vi è una progressione di difficoltà che fa sì che la propria abilità porti a delle sfide sempre più complicate, fino al momento in cui il boss finale, diciamo così, è l'ultimo ostacolo al raggiungimento del finale di gioco. Quindi ci sono delle sfide e pian piano uno diventa sempre più abile nel gestirle, e nel mentre che uno diventa più abile nel gestirle, le sfide si complicano sempre di più. C'è questo passaggio progressivo lineare, no? E nel momento in cui uno è inserito in questa progressione, lo stato di flow esiste, lo stato di flow si mantiene. Perché? Perché la realtà mi mette davanti delle sfide che non sono semplici, ma che io comunque sono in grado di gestire, sono in grado di affrontare. Questa cosa nella realtà succede raramente, se ci pensate, no? Perché nella realtà delle cose tante volte siamo messi davanti o a delle attività che svolgiamo da anni, no, nel nostro lavoro, e che magari sono reiterate e sempre uguali e che non danno spazio di manovra e di ampliamento, e questo genera noia, anche se forse in ogni attività noi potremmo trovare qualcosa di nuovo, però tendenzialmente la noia si genera nel momento in cui la mattina ci si sveglia, si va a lavorare e si pensa: cavolo, devo fare sta roba che mi porto avanti da 10 anni, che noia. Mentre dall'altra parte le sfide magari a un certo punto diventano troppo complesse. Da uno switch di noia arriva al passaggio in cui ti viene chiesto di fare una task che tu non hai mai svolto, che per te è troppo difficile, che non sai come girarti, come giostrarti, eccetera. Le sfide diventano ingestibili e si ricade in uno stato di ansia. Quindi da una parte la noia e dall'altra l'ansia. Entrambe hanno un fattore comune: l'insoddisfazione, l'uscita dal flow.
ok? La vera domanda a questo punto, secondo me, non è tanto come continuare a ingenerare uno stato di flow, come continuare a nella nostra vita a costruire delle sfide o a gettarci nella mischia in sfide complicate, ma che riusciamo a risolvere e che quindi siamo soddisfatti di aver risolto. Non è sempre così, la vita non risponde di fatto a questo flow e quindi siamo noi un po' che dobbiamo costruirlo, secondo me, all'interno delle nostre attività. Sempre però tenendo in mente una cosa, ecco, è giusto cercare di inserire le nostre attività all'interno di un flow, però attenzione, noi uomini siamo davvero resistenti a ciò che ci piace. Dopo un po' qualunque cosa diventa noia, diventa insoddisfazione e rischiamo l'apatia. Questo è perché quante volte ci succede di iniziare a fare qualcosa che all'inizio in qualche modo ci soddisfa, ci sembra semplice, ci sembra ragionevolmente raggiungibile e poi cadiamo in uno stato di noia e abbandoniamo quella cosa, quell'attività che avevamo appena iniziato a svolgere e che in nuce ci dava un senso di soddisfazione. Ecco, l'uomo dopo un po' diventa impermeabile al flow. O meglio, non diventa impermeabile al flow, diventa impermeabile alle attività che inserisce all'interno di questo flow, di questo flusso. Per cui non possiamo utilizzare il flow come sostitutivo di una nostra presa di coscienza, che invece ci dà la soddisfazione dell'esistere. Non possiamo inserirci, non possiamo ogni volta ritornare a cercare questo stato di soddisfazione continuativo. Dico, è giusto farlo, ma non basta, non basta. Non basta perché siamo uomini. Quindi, qual è il mio consiglio? È che in realtà ciò che rimane per la strutturazione vera del sé, ok? Per una strutturazione di sé che sia resistente e resiliente, anzi, all'apatia e all'ansia, la strutturazione di sé avviene tramite, secondo me, tre ingredienti. Il primo di questi è quello di oggi, il flow. Ritorniamo a cercare di costruire la nostra vita e le cose che ci soddisfano all'interno di questo flusso di soddisfazione. Cerchiamo sfide nuove, cerchiamo anche dove le sfide si reiterano, cerchiamo di trovare sempre qualcosa di innovativo, cerchiamo anche noi magari sulle cose che ci sembrano troppo semplici di incrementarne la difficoltà, facciamolo noi. Questo secondo me è un passo per cercare di trovare soddisfazione. L'altro ingrediente è l'esperienza. L'esperienza di sé, abbiamo già avuto modo e lo faremo in continuazione perché è un chiodo fisso su cui io non demordo e continuerò a battere il chiodo, che è quello dell'esperienza, della costruzione della propria memoria storica, della propria narrativa e di quello che si è. Questo è la base, il fondamento di quello che noi siamo e di quello che noi portiamo nel mondo oggi. Il terzo passaggio, quindi, è la consapevolezza nel presente, ovvero ricordarsi di esserci, di essere attivi, di essere presenti e quindi di fatto che possiamo sfuggire in qualche modo alla routine, a quella reiterazione che ci rende stanchi, che ci rende annoiati. Una regola, ecco, la consapevolezza è quella che costruisce una regola, la regola crea ordine, la routine crea noia. Questa consapevolezza unita all'esperienza e alla memoria e unita di fatto al flow è ciò che può costruire una narrazione e una strutturazione di sé valida e definitiva. Una volta lì noi possiamo da quella muoverci con qualcosa in più che può costruire. Ecco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, vi ricordo che Done in the Whale è un progetto mio, di Daniele Ciacci. Se volete conoscere un po' di più su di me potete andare sul mio sito www.danieleciacci.com oppure seguirmi su Instagram all'account @DaneInTheWhale. Come ogni volta io vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo che the end is where we start from. Grazie.